Ci troviamo nel reparto montaggio dell'azienda Bertolaso, l'azienda nata nel 1880 che negli anni 60 ha cominciato a sviluppare macchine automatiche per il settore imbottigliamento. È nata da prima sviluppando l'automazione dei tappatori sughero, partendo dai più grandi marchi mondiali come Moët Chandon o altre cantine importanti su questo settore in Italia, e da lì ha cominciato a introdurre nel mondo queste nuove tecnologie, prima con macchine semiautomatiche e poi sempre più automatiche. Dagli anni 70 ha integrato il proprio prodotto con le riempitrici, poi successivamente con le sciacquatrici, e in questo momento forniamo i nostri clienti con dei prodotti più completi, quindi con le linee complete, dove noi facciamo da capo commessa, ma all'interno di questa linea noi costruiamo la parte più importante, costruiamo direttamente. L'azienda ha nel suo interno un reparto di fabbricazione, quindi i pezzi più delicati, che sono quelli che caratterizzano la macchina, sono di produzione interna. Questo permette di tenere sotto controllo il livello qualitativo e di tenerlo alto. La macchina che ho alle mie spalle, di cui ho il rubinetto in mano, è una macchina elettropneumatica di tipo universale, adatta a tutti i tipi di prodotto che non hanno CO2 all'interno. Questi prodotti vanno dal vino ai distillati ai soft drink. Essendo elettropneumatica, permette di tenere sotto controllo tutto il processo di riempimento e quindi dando alta qualità e dando informazioni al cliente su quello che passa all'interno della macchina. I clienti, come ho detto, sono sparsi nei 5 continenti e ci gratificano continuamente per il servizio che gli diamo, per la flessibilità che noi dimostriamo nei loro confronti, perché il gruppo è cresciuto negli anni proprio grazie al continuo interscambio di informazioni e di supporto nei loro confronti. E quindi noi continuiamo a crescere grazie all'innovazione del prodotto, al emettere nuovi brevetti, che sono fonte di grande di importanza, che danno molta importanza alla nostra azienda. I nostri punti di forza sono la flessibilità, l'innovazione, il puntare sui brevetti e sulla affidabilità nel tempo.